Bloom, si può sapere dove hai la testa? Non hai neppure ascoltato quello che ho detto. Scusa, Stella, ero assorta nei miei pensieri. Di che cosa stavate parlando? Aver saputo che il professor Palladium ci porterà nella famosa camera di simulazione non è una notizia abbastanza interessante per lei, Stella. Io invece non vedo l'ora, pensa che bello, sarà fantastico. Ho sentito dire cose grandiose su ciò che avviene in quel posto. Sì, ma anche cose spaventose. Non lasciarti intimorire, Flora. Sono solo stupide dicerie. E poi, razionalmente, che cosa potrebbe accaderti? Niente, Tecna. Ma che stai dicendo, Flora? Io invece spero di vivere un'esperienza davvero entusiasmante, unica, che possa rimanere nella storia di Alfea, così tutta la scuola... Ops, scusate! La Winx ha un enorme potere. La sua energia magica è di livello davvero superiore. Troppo superiore per una studentessa del primo anno. Allora controlliamola. Vedete? L'energia di Bloom raggiunge livelli di massimo grado. Capite cosa voglio dire? Certo, l'energia magica della ragazzina potrebbe essere pari solo a quella della fiamma del drago. Dovremmo mettere ancora alla prova Bloom. Ah, dobbiamo esserne sicure. Tutto non capisce, signora. Che cosa stai dicendo? Cos'è che non capisci, Knut? Knut non capisce... perché cercate quella fiamma? E poi dove può nascondersi una fiamma? Una candela? O forse in un caminetto? Come al solito è senza occhiali. Il caminetto della casa di chi, poi? Mettiti gli occhiali e voltati! Sei proprio un inutile orco. La fiamma riporterà ogni cosa allo splendore di un tempo. Osservate! Questa è la camera di simulazione. Come potete notare, è il prodotto di... Esattamente a cosa serve? Dicevo, è il prodotto della più potente magia e della più sofisticata tecnologia. Grazie alla luce di questi pannelli di ambra magica e all'aiuto di un computer è possibile ricreare ambienti ed esperienze virtuali assolutamente concreti. Ma sarebbe possibile simulare anche gli appuntamenti con i ragazzi? Molto utile. E invece simuleremo la prova del vostro esame finale. Per quanto riguarda il test di metà corso, ho organizzato una simulazione di quello che sarà l'esame conclusivo vero e proprio. Vi faccio strada, prego, seguitemi, ragazze. Da questa stanza possiamo controllare tutto quello che accade Pensa nella camera di simulazione. Pensa nel paese dei balocchi. Già, è meraviglioso. Potrete scegliere tra due prove. Guardate. La prima prevede l'uso della magia da contrapporre al potere delle streghe e ai suoi effetti. Sembrano quelle vere. Sono brutte proprio come quelle in carne e ossa. Nella seconda prova dovrete usare la magia per produrre effetti positivi su un ambiente danneggiato. Questo io lo so fare. Sarà come fare una passeggiata per una come me. La modestia è la tua prima qualità.
No, la seconda. Vedi, la prima è la bellezza. Vi aspetto domani puntuali, pronte per la prova. Vi voglio sveglie e concentrate, d'accordo? Perché quello che accadrà nella camera di simulazione sarà un'esperienza che non dimenticherete. Oggi finalmente sono riuscito a domare un drago. Deve essere stato pericoloso. Mi ha disarcionato diverse volte, ma alla fine ce l'ho fatta. Tu invece che cosa mi racconti? Bloom. Cosa? Beh, ecco. Domani ho una prova veramente difficile, Brandon. Lady? Di che cosa si tratta? Prendilo, dai! Mi aspetta la camera di simulazione, purtroppo. Dici davvero? Anche noi ogni tanto siamo sottoposti ad esami del genere. Dobbiamo scegliere tra due prove. Ho riflettuto molto e ho deciso che userò la magia per curare un ambiente danneggiato. Credo sia la cosa migliore. Se hai bisogno di aiuto, non farti scrupoli. Ti senti pronto? Non molto, in realtà. Neanch'io mi sento mai pronto prima di un esame, però non ti preoccupare. Perché alla fine andrà tutto per il meglio. Speriamo che funzioni allo stesso modo anche per me. Sarà così, ne sono sicuro. Questo è davvero interessante. Darcy. Puoi sentirmi, Darcy! Riven! Ho una notizia per te, su Bloom. Oh? Così è questa la camera di simulazione. Devo dire che hanno un computer molto sofisticato. Ma non abbastanza per la mia magia. Malfunction. Buona fortuna per la prova di domani, Bloom. Bene, vediamo questa prova. Flora, sono molto nervosa. Io spero di non essere la prima. Forse sarebbe meglio iniziare per prima. Così soffri subito e dopo non ci pensi più. Bloom, mi hai sentita? Sì. Iniziare per prima. Forse è meglio. Non ci penso più. Silenzio. Allora, direi che possiamo cominciare subito con le prove. Qualcuna di voi vuole iniziare? Non avevi detto di volerti togliere subito il pensiero? Sì, ma ora ho cambiato idea. Lo immaginavo. Come al solito sceglierò io. Bloom, quale delle due missioni vuoi compiere? La seconda, professore. Curare un ambiente molto degradato. Brava, ottima scelta. Vieni. Hai la possibilità di scegliere tu l'ambiente. Pensavo ad un ambiente desolato. Il più desolato possibile. C'è un luogo che si chiama Dorne.
è il luogo più triste e freddo della dimensione magica. Ah, non l'ho mai sentito, ma sicuramente sarà perfetto. E sia, allora. Appena entrerai nella camera di simulazione, intorno a te si materializzerà Domino. Ah, un minuto! Qui ho degli ingredienti per delle pozioni. La prego, posso portarlo con me? Va bene, ti è concesso. Entra. La prova dura 30 minuti. Io controllerò tutto dalla mia postazione al computer. Fa del tuo meglio. Va bene. Ehi, buona fortuna. Fa attenzione. Non cacciarti nei guai. Ragiona, Bloom. Ma che razza di incoraggiamento è mai questo? Il più logico, naturalmente. Grazie, ragazze. Perché io ho da fare. Ecco ciò che serve. Delle piante. Userò un po' di energia magica. Crescete, piccoli germogliati. Salve, mia piccola Wings. Bloom! Voi qui! Ma che cosa siete venuti a fare? Non perdere tempo con le domande. Pensa a difenderti! Nella prova questo non era previsto, ma a quanto pare non ho scelta. Mi trasformerò con te. Siete solo ologrammi delle Trix. Siete comunque delle maledette Trix. Oh! Oh! Alzati, fai presto. Palladium ha scelto una prova veramente difficile. Se Bloom riuscirà a completarla, dovrà darle il massimo dei voti. La Winx se la sta cavando bene. Riesci a rilevare qualcosa, Storm? Non ancora, sorella. È come se tenesse la sua energia sotto controllo. No, sono sicura che la nostra Bloom può fare molto meglio. Dobbiamo solo farla arrabbiare. E sono certa che darà sfogo a tutta la sua energia. E allora portiamola oltre ogni limite. Santo cielo! Accidenti! Che dolore! Ancora voi! Dove credi di andare? No! Ora è tutta per te, sorella. Vai presto, Blue! O finirai per scottarti!
Aspetta, Bloom! Guarda! Kiko! Non muoverti! Prima di pensare a noi, forse dovresti occuparti di qualcun altro. Vorrai mica farcela pagare! Vuoi fare la cattiva? Capisco, che succede? Non risponde ai comandi. Dobbiamo far tornare Bloom. Proviamo con la magia. Repairing spell. Eccola, è tornata. Fantastico. Lo sai che hai mandato in tilt il computer? Davvero? Niente di rotto? Già, il cervellone del simulatore è andato, ma tu stai bene, vero? Sono solo un po' frastornata, ecco tutto io. Le esercitazioni sono sospese. Vi comunico che riprenderemo quando l'impianto sarà stato riparato. Evviva! Un hurra per Blu! Ragazze, tre hurra per Blu! La nostra salvatrice! Urla! Credi di riuscire a far rimandare anche l'esame di storia della magia, Blu? Vedrò! Cosa?